Cuori nerazzurri, un saluto dal Via del Mare, temperatura quasi estiva quest'oggi a Lecce per la prima giornata del girone di ritorno, 20° turno di campionato fra Lecce e Inter. Tutto pronto per il fischio d'inizio che sarà a nostro favore. Barella, palla al limite, Lukaku, il tiro, mamma mia! C'è una buona spizzata di Lapadula per Rispoli che attacca sulla destra, pronto ad andare al cross, palla al centro, Babacar, il colpo di testa, Mancosu, mamma mia! Iraghino che può andare al cross, traiettoria sul secondo palo, Gabriel, c'è il contatto, c'è il gol di Lukaku, ma anche se è stato fermo, Gabriel gli è andato addosso, l'arbitro ha fischiato il fallo, lui dice io non ho fatto niente, ha ragione a dire che non ha fatto niente perché non è forse quasi neanche saltato. Brozzo, palla per Lukaku, protegge Brozzo, la piazza, il palo, il palo a portiere battuto, dai ragazzi picchiamola, e il palo gli ha negato la gioia del gol. Candreva, l'uno contro uno con Donati, Barella gli dice dalla qua, Lukaku, il velo, Lautaro, adesso si deve girare, ancora Brozzo, ancora Gabriel due volte, Brozzo 1, Brozzo 2, 0-0 tra Lecce e Inter, con un Inter padrona della situazione. De Jola, subito il cross al centro, palla che rimane lì, il tentativo chiuso su Lapadula. Da Lapadula contro cross, il colpo di testa in tuffo di Skriniar, la rimette in mezzo Rispoli, poi Babacar, il suo destro, palla che sfiora il palo, pericoloso questa partenza. Palla per Brozzo, filtrante per Lukaku, Lautaro, il tiro improvviso, Gabriel è attento, gran palla per Rispoli che può andare a metterla al centro, la Padula si propone pericoloso, poi De Vrij, ancora Rispoli cerca di andare al tiro, il suo tiro è centrale per Samir, e allora ancora Brozovic, subito servito, palla dentro, cercare Lukaku, Lautaro carica al sinistro, è forte, angolato, ma Gabriel è lì col magico Alverman che prova ad andare, cross immediato, la schiena di un giocatore del Lecce, poi De Vrij, forse un fallo su Lautaro, il tiro ancora di De Vrij e Gabriel non ha difficoltà, si muove fra le linee sensi, siamo al limite, carica al destro, il tiro, Gabriel in calcio d'angolo, il tiro forte e angolato di Sensi, portano via l'uomo, palla buona per Biraghi, controlla il cross dentro, colpo di testa, è gol, 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 il briscola, Bastoni, l'ha messa dentro, Inter in vantaggio con Bastoni, rivediamo il cross di Biraghi, la scelta di tempo di Bastoni che è proprio di fronte, la piazza su quell'angolo dove questa volta il bravo Gabriel non può arrivare, la tocca ma non è sufficiente, Inter in vantaggio con il gol di Alessandro Bastoni, cross al centro dell'area, Babacar anticipato da De Vrij, poi Donati, una ciabattata che diventa un assist per Maier che va al controcross, c'è il gol del pareggio del Lecce di Mancosu, il capitano del Lecce pareggia al minuto 32, un passaggio perfetto per Zalmaier che può andare al cross, Bastoni si fa anticipare dal numero 8 Marco Mancosu, Biraghi che è pronto a crossare al centro, attenzione il colpo di testa tentato da Barella, forse spintonato, palla che va fuori, parte la punizione di Falco e la palla sfiora il palo, calciata bene, Samir era lì, aspettano solo il fischio di Giacomelli che arriva in questo momento, torniamo a casa dal Via del Mare con un solo punto che favorirà le nostre rivali.